Grazie per essere nuovamente sul canale, grazie per la visione di questo video, sono Bennett, oggi vi parlo della demo di Resident Evil 3 Remake, provata giusto ieri. Prima di cominciare vi invito a mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. In descrizione trovate il link alla pagina Facebook di Evo Games e il link alla pagina di Instant Gaming, sito dove potrete comprare i vostri giochi preferiti a prezzi scontatissimi. Ragazzi, vado veramente di corsa, devo fare questo video senza aver preparato nulla, infatti sto andando un po' a ruota. Dunque, ieri sera ho provato la demo di Resident Evil 3 Remake. Parto dai punti che mi sono piaciuti: grafica realistica, non propriamente fotorealistica, grafica realistica, la resa dei personaggi mi è piaciuta molto, va bene, sì, io inizialmente criticavo un pochino la capigliatura di Carlos, ma va bene, ok, ci sta, è ispanico e quindi va bene, lo hanno reso più verosimile al suo personaggio. Jill, fantastico, ok, non ci sono problemi particolari graficamente parlando, il sistema di controllo è tale quale a quello di Resident Evil 2, diciamo che il mio sogno di remake era vedere un gioco tale e quale a Resident Evil 2 del 98 / Resident Evil 3 del 99, solo con grafica moderna. Però mi rendo conto che negli ultimi anni il mercato dei videogiochi ci ha abituato a questa visuale in terza persona con telecamera a inseguimento alle spalle, puntamento libero, eccetera eccetera, quindi non esiste più il classico premi per mirare e il personaggio mira in automatico e poi i colpi vanno sempre a segno, dobbiamo prendere la mira. E fra l'altro devo dire che in Resident Evil 2 Remake e 3 non è molto semplice, diciamo, bisogna prendere molta manualità, almeno io ci ho giocato con mouse e tastiera, anche con mouse e tastiera bisogna prendere molta manualità per riuscire a prendere la mira di questi cazzo di zombie che si muovono continuamente. Non mi piace tanto il fatto, sia nel remake del secondo che del terzo, non mi è piaciuto molto il fatto che per buttare giù uno zombie bisogna scaricare addosso tanti colpi, però poi effettivamente mi sono ricordato che nel 2 e nel 3 anche lì gli zombie richiedevano molti colpi, tanto che il sottoscritto preferiva fare lo slalom tra gli zombie, ed è quello il metodo inteso per giocare Resident Evil 2 e Resident Evil 3, o comunque la saga dei primi tre capitoli, almeno i primi tre capitoli di Resident Evil. Poche munizioni, nemici difficili, quindi abbatterli tutti non è possibile, per forza di causa, là dove è possibile bisogna evitare il combattimento. Mi è piaciuto molto che sono stati mantenuti i barili rossi in Resident Evil 3. Mi dispiace, avrei voluto mettere pezzi di immagini presi dalla demo, però purtroppo io giocandola non ho registrato, perché il mio portatile, non essendo tanto performante, quando attaccavo la registrazione perdeva molto in fluidità. Inoltre da internet non riesco a trovare proprio i pezzi che mi interessano. Se non riesco a mettere questi pezzi per farvi vedere le parti di cui sto parlando, me ne scuso, magari più in là farò un video più dettagliato, ma vado veramente di corsa. A proposito di questo, perché sto facendo questo video nonostante non ho il tempo? Perché voglio farlo? Per parlarvi di quello che non mi è piaciuto della demo di Resident Evil 3. E siamo soltanto alla demo, cioè 20-30 minuti di gioco. Diciamo che fondamentalmente ci sono stati due aspetti che non mi hanno convinto tantissimo, uno più dell'altro, ma prima vi parlerò del primo. Tutto andava liscio fin quando non sono stato afferrato da uno zombie. Capcom, io non sono un rincoglionito che viene preso da uno zombie e se ne sta fermo così. Se sto giocando col joypad, provo, ci sarà un fottutissimo tasto azione, quindi inizierò a spammare il tasto azione per vedere se riesco a liberarmi. Se sto giocando con la tastiera, premerò un po' tutti i tasti, soprattutto quelli del comando per sparare, del tasto azione, che in questo caso è la barra spaziatrice, se non sbaglio. Proverò a fare qualcosa per districarmi. Per quale motivo mi devi mettere i tasti a schermo, l'icona del mouse di premere il tasto sinistro del mouse per farmi capire che mi devo liberare? Voglio liberarmi, quindi stai tranquillo che un cazzo di tasto me lo troverò per liberarmi. Oppure mi andrò a leggere la lista dei comandi dove tu magari sarai andato a mettere liberati tasto fuoco, e quindi io saprò che l'equivalente del tasto fuoco mi aiuterà a liberarmi dalla presa dello zombie quando vengo preso. Ora, o nel 98 e nel 99 eravamo tutti più furbi e più intelligenti e sapevamo che quando uno zombie ci prendeva dovevamo premere il tasto, o comunque un tasto,
per liberarci. Oppure adesso Capcom, così come tutte le altre case di sviluppo, ci ritengono una massa di rincoglioniti, perché in qualsiasi gioco hanno preso questa moda di mettere i tasti nei momenti critici. Ragazzi, per me il divertimento di un gioco era anche scoprire il modo su come liberarmi da una presa, su come fare determinate azioni premendo il tasto giusto al momento giusto. Un altro aspetto di questi due remake, parliamo del secondo e del terzo, che mi hanno lasciato un po' interdetto, del terzo ancora non lo posso dire perché è stata la demo, però già dal trailer mi è parso di capire che ci sono state delle belle aggiunte anche a livello di storia. Ho visto personaggi nuovi che nel capitolo del 99 non c'erano. Quindi per adesso mi baso semplicemente su quello che è stato fatto col remake del secondo. Se si tratta di un remake, cioè rifare, perché aggiungere anche dettagli più particolari sulla storia tra i personaggi? Perché aggiungere qualcosa a qualcosa che già ha dimostrato di essere un capolavoro? È già qualcosa di completo. Quindi perché voler aggiungere, e non tanto quando si tratta semplicemente di aggiungere, ma perché in alcuni tratti addirittura voler cambiare le cose, perché voler stravolgere? Per esempio, alcuni tratti della storia, per chi ancora non l'ha fatto chiaramente non spoilerò, però perché in alcuni tratti della storia di Resident Evil 2 le cose sono state stravolte? Perché ci sono parti che nell'originale non c'erano? Perché succedono cose diverse da come avvenivano nell'originale? Ripeto ragazzi, non sto qui a sindacare sul fatto che sia cambiata la grafica, la visuale non è più a terza persona fissa, ma è terza persona a inseguimento, si vede dalle spalle. Dico, per i perfezionisti magari questa cosa potrebbe anche dare fastidio, però ripeto, i videogiochi negli ultimi anni ci hanno abituato a questo tipo di visuale, quindi anch'io all'inizio, quando ho giocato a Resident Evil 2 Remake per la prima volta, mi sono trovato un po' spiazzato da questa nuova visuale. Però, essendo che negli ultimi anni i videogiochi ci hanno abituato a questa modalità di gioco, diciamo che è bastato poco tempo per abituarmi e volendo anche apprezzarla, perché devo dire che la resa grafica si presta meglio, chiaramente la grafica moderna si presta meglio per essere giocata in questo modo, cioè in un ambiente che io posso esplorare a 360 gradi. Se invece il remake del secondo e del terzo fossero stati fatti con visuale in terza persona a camera fissa, da un'angolazione particolare, non avremmo avuto la possibilità di esplorare visivamente l'ambiente circostante. Quindi va bene così, ben venga anche questo. Però ragazzi, la storia deve essere lasciata quella che è. I personaggi devono essere e fare quello che erano e che facevano nel terzo capitolo. Perché aggiungere nuovi personaggi? Perché aggiungere nuovi dettagli alla storia che, fra l'altro, non sono neanche coerenti con la storia originale? E qui veniamo al motivo principale per il quale io ho fatto questo video. Dopo 20 minuti buoni di gameplay, finalmente raccolgo tutto quello che c'è da raccogliere ed esco dalla seconda porta della tavola calda. Lì parte l'animazione, la cinematica, arriva Nemesis. E cosa cazzo fa Nemesis? Prende, o non si capisce bene perché parte direttamente da quando lui gli afferra la testa, o un sopravvissuto che sta scappando, o uno zombie che gironzolava lì, lo afferra per la testa, gli escono come dei tentacoli dal braccio e gli avvolgono completamente la testa, lasciandogli una sorta di poltiglia intorno alla testa che dopo un secondo esplode, lasciando un tentacolo che esce dalla testa dello zombie. Questo cade, resta un po' per terra e dopodiché si rialza come zombie potenziato, con la testa avvolta in questa poltiglia dalla quale escono dei piccoli tentacoli e una sorta di occhio rosso, una bolla rossa. Avete presente come le bolle arancioni che avevano addosso gli zombie pianta in Resident Evil 2, che erano i punti deboli da colpire. Ora, io non sono scappato subito quando è arrivato Nemesis, proprio perché volevo esplorare un pochino e volevo vedere cosa succedeva intorno alla scena di Jill e Nemesis che si rincorrono. E quindi sono stato un pochino lì a gironzolare. È una stronzata che Nemesis sia in grado o di trasformare le persone in zombie o di potenziare
quelli che già sono zombie. Perché è una stronzata? Ripeto, vado di corsa, quindi non posso, non ho avuto il tempo di fare le dovute ricerche, ma vi assicuro, sia nel gioco originale, per chi ha avuto la pazienza quando ci ha giocato di leggere tutti i documenti che si trovano all'interno di Resident Evil 3 del 99, ma anche su internet, e non Wikipedia per favore, si trovano documenti relativi allo scopo dell'ascesa in campo di Nemesis. Nemesis perché viene schierato in campo dall'Umbrella? È un'arma biologica che serve per eliminare tutte le tracce dell'incidente di Raccoon City, così che non possano essere trovate prove che colleghino l'Umbrella agli avvenimenti di Raccoon City. Chi è che sta svolgendo le indagini su quello che è successo a Raccoon City? La STARS. Quindi Nemesis, oltre ad avere l'obiettivo di distruggere, eliminare, fermare tutti quelli che stanno svolgendo indagini su Raccoon City, ha anche lo scopo non secondario ma parallelo di eliminare tutte le prove che possano dare verifica che il virus esiste. Quindi questo cosa comporta? Anche eliminare gli zombie. Nemesis non è dalla parte degli zombie, non li usa come amici per acchiappare Jill, Carlos o gli altri membri della STARS, anche se Carlos è un mercenario che lavora per l'Umbrella. Quindi è un'aggiunta stupida, una stronzata, il fatto che Nemesis acchiappa per la testa l'altro zombie e lo trasforma in un super zombie. Ragazzi, no. Questa è un'enorme cazzata, questa è un'enorme delusione che ho avuto io giocando alla demo. Ripeto, siamo solo ai primi 20 minuti di gioco e già c'è stata una grandissima cosa che mi ha fatto perdere fiducia in questo remake di Resident Evil 3. Ragazzi, io di questa cosa ne voglio parlare con voi. Ditemi tra i commenti cosa ne pensate di questa cosa. Ovviamente se ancora non avete giocato alla demo, io vi invito prima a giocare alla demo. Verificare da voi questo passaggio è praticamente alla fine della demo, quindi dovreste completarla tutta, o altrimenti guardate qualche gameplay su internet. Però il giro che ho fatto io per notare tutto questo non si vede. Io per esempio ho visto, dopo che ho giocato la mia, ho visto la demo di Falconero. Lui per esempio, quando arriva Nemesis, non fa completamente caso allo zombie che è rimasto a terra, quindi in quel gameplay per esempio non si nota tanto. Lui scappa direttamente fino alla fine della demo. Se voi avete modo, giocate alla demo e guardate cosa fa quello zombie che viene attaccato da Nemesis. Non lo uccide, lo trasforma, lo potenzia, si crea una sorta di aiutante. Ragazzi, questo è esattamente l'opposto di quello che fa Nemesis in Resident Evil 3 del 99. Concludo. Per chi non l'ha giocato il capitolo del 99, sappiate ragazzi che addirittura c'è una scena dove Jill viene, fra virgolette, salvata da un'orda di zombie che sta per mangiarla. Arriva Nemesis in quel momento, quando Jill è con le spalle al muro, completamente accerchiata dagli zombie, arriva Nemesis e fa a pezzi gli zombie per prendere Jill. Quindi, se Nemesis avesse avuto questo scopo, semplicemente di uccidere Jill e i membri della STARS, non avrebbe fatto a pezzi gli zombie nel capitolo originale. Molti dicono, sì, ma pur di raggiungerla distrugge tutto, anche gli zombie. Ok, benissimo, ci può stare. Però, per chi l'ha giocato e per chi ha avuto la pazienza di trovare tutti i documenti, viene detto in uno dei documenti all'interno di Resident Evil 3, che io spero di trovare su internet e farvelo vedere magari in un prossimo video, perché ci tengo tanto a farvi vedere questa cosa. Anche a costo che mi vado a prendere un emulatore, lo rigioco nuovamente sul computer e ve lo faccio vedere. Ragazzi, in uno dei documenti di Resident Evil 3 del 99 viene detto che Nemesis viene schierato in campo per eliminare tutte le tracce del virus creato dall'Umbrella e il suo coinvolgimento. Quindi questo significa anche eliminare le tracce, significa anche eliminare tutti gli zombie che si sono sparpagliati per la città. Ripeto ragazzi, voglio vedervi tra i commenti, voglio sapere cosa ne sapete, però fatemi la cortesia, commentate se siete realmente informati o se volete approfondire le vostre conoscenze. Non mi servono saputelli che mi vengono a dire no, tu non lo sai, tu... State tranquilli ragazzi, io ho una bella esperienza con i videogiochi e se sto facendo questo video è perché sono sicuro di quello che sto dicendo. Purtroppo non sto riuscendo a trovare le fonti su internet perché chiaramente sono
dettagli che non tutti hanno l'idea di dire aspetta, adesso li metto su internet così li rendo reperibili a chiunque, perché sono di quelle cose che magari leggendo è una rottura di coglioni e quindi nessuno magari va a leggere, però io sono uno di quelli che i videogiochi se li gode. Io la demo l'ho fatta durare 45 minuti per esempio, quando appunto lo stesso Falconero l'ha fatta durare 20 minuti. Questo non vuol dire che lui non sa giocare e io sì, oppure io non so giocare perché ho perso troppo tempo e lui invece è più bravo di me perché ci ha impiegato 20 minuti. Sono due approcci completamente diversi. Io mi sono guardato bene l'ambiente, io ho cercato di trovare tutti gli oggetti che c'erano da trovare, insomma me la sono goduta perché sono curioso di sapere quali sono le modifiche che hanno fatto rispetto al capitolo del 99. Quindi ragazzi, questo non è un video per incentivare il flame, la polemica, parliamo in italiano. Voglio descrivervi quali sono stati gli aspetti che mi hanno fortemente deluso. Vi ho parlato di quello che mi è piaciuto e penso che sia quello che è piaciuto al 99% di chi ha giocato la demo. Ma vi ho parlato anche di quello che non mi è piaciuto. Ditemi voi cosa ne pensate. Ditemi se per voi è bella questa cosa del consiglio su quale tasto premere quando venite afferrati. E soprattutto ditemi se vi piace questo nuovo potere di Nemesis. Non del Nemesis. Ragazzi, smettiamola di dire il Nemesis che sembriamo una massa di rincoglioniti. Ditemi voi se vi piace questo nuovo potere di Nemesis, cioè la capacità di trasformare gli umani in zombie o potenziare quelli che già sono zombie. Ci vediamo tra i commenti, like, iscrizione e campanella. Da Bennett è tutto, un abbraccio.